Oggi vi presento un prodotto fantastico, le matite Prismacolor, le matite magiche. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video meraviglioso, vi faccio vedere come funzionano queste matite speciali, le Prismacolor. Non è un video in collaborazione con la Prismacolor, questo è un regalo che mi avete fatto voi, anzi che mi ha fatto uno di voi. A Napoli, infatti, durante l'incontro di Napoli, si è avvicinato a me un simpaticissimo ragazzo e mi ha detto: ciao Ombretta, sono Sergio. E io l'ho abbracciato forte forte, perché Sergio Dorsi è un amico di Arte per te a cui voglio un gran bene, e mi ha omaggiato di queste matite che mi ha comprato gentilissimamente. Pare assurdo, io quando faccio gli incontri vengo sempre coi regali e poi me ne torno con un carico di regali ancora più grande di quello che lascio a voi. E la cosa, devo dire, che mi piace tanto è che tra i regali ci c'è sempre qualche pacco di matite colorate, e la cosa mi diverte, mi fa piacere, perché si vede che volete che io provi prodotti che vi piacciono, e questi sono dei prodotti veramente eccezionali. Io non so se conoscete le Prismacolor, sono delle matite veramente magiche, perché hanno una versatilità di utilizzo incredibile. Le Prismacolor sono di difficilissima reperibilità in Italia, le trovate su Amazon e hanno differenti prezzi a seconda del formato che scegliete. Queste sono delle matite speciali, perché sono delle matite professionali per disegnatori, che hanno una particolarità: sono facilmente sovrapponibili e nella mestica, nella miscelazione delle matite, si fondono tra di loro i colori. Sono sovrapponibili i chiari sugli scuri, e soprattutto il bianco colora sui colori scuri dati sotto. E poi, usati con un blender, ragazzi, queste cantano. Io vi farò vedere due blender. La matita della Lira che abbiamo recensito di recente, vi lascio qui tra le schede informative il video relativo. E poi un blender anomalo. Un blender anomalo che ho conosciuto grazie al suggerimento di Peppe, a cui mando un bacio, un altro ragazzo di Arte per te, che recentemente mi ha contattata per dire: guarda Ombretta, c'è un ragazzo indiano che usa questo medium, che usa l'olio per bambini, per vivicizzare i colori. Ho visto, ed effettivamente la paraffina, quindi sia l'olio Johnson che l'olio di vasellina, la paraffina liquida, sono degli ottimi, ottimi blender. Volete vedere? Sono degli ottimi blender, però da usare con queste matite molto grasse, molto scriventi, ma nello stesso tempo molto miscelabili tra di loro. Adesso ci spostiamo sul piano da lavoro, ve le faccio vedere all'opera e poi ci ritroviamo qua. E sul tavolo di Arte per te proviamo finalmente delle matite bellissime, le Prismacolor. Ringrazio sempre Sergio per avermele regalate, perché in Italia sono molto difficili da reperire. Le provo su un blocco tecnico della Fabriano, il numero 6 semiruvido, che è un bellissimo blocco da disegno con una consistenza dei fogli di 220 grammi. E insieme alle Prismacolor utilizzerò anche, per farvi vedere la loro performance, il blender della Lira. Non ho trovato purtroppo il blender della Prismacolor, che è bellissimo e vorrei averlo tra le mani, ma non sono riuscita a trovarlo, devo comprare su Amazon. Mi attrezzerò e ve lo farò vedere, ma intanto lo proviamo con questo, che è comunque un ottimo blender. Ok, cominciamo subito col vedere la confezione che ho io. In commercio ne esistono veramente tantissime. La mia è una confezione da 48 colori, e allora questo è il range di colori, e già qui viene l'acquolina in bocca. Ma le Prismacolor sono delle matite un po' particolari, innanzitutto perché in gamma troverete un oro e un argento, e poi perché il bianco delle Prismacolor fa cose da pazzi. Allora vi faccio vedere, sono delle matite abbastanza morbide e grasse nel tratto, ma sono anche delle matite che performano in maniera spettacolare utilizzando dei semplicissimi, veramente semplicissimi ardimenti. Vediamo un pochettino. Prendiamo due colori, un arancio e un salmone. Prima di farvi vedere tutte le matite, voglio farvi appassionare a queste matite come me ne sono appassionata io. Le Prismacolor sono delle matite che rendono facile disegnare anche a chi non lo sa fare, e soprattutto rendono facile colorare anche a chi non sa colorare. Procediamo con dare una campitura così un po' distratta e disordinata di arancione a tutto.
Scusate la confusione di fondo, ragazzi, ma è arrivata l'estate in Sicilia e c'è un caldo pazzesco, quindi io sono con la finestra aperta. Quindi su questo io aggiungo anche un po' di rosa pesca. E poi magari dall'altro lato, giusto per, aggiungo anche un po' di verge d'or, si chiama questo colore, che è una sorta di ocra. Voilà. E fin qui tutto normale, anzi è un colore che performa anche abbastanza disordinatamente, vedete, lasciando tutti i buchini ben in evidenza. Ora, se io voglio fare cantare queste matite, guardate cosa faccio. Prendo l'arancione e passo anche sopra il pesca e guardate come i colori fondono benissimo insieme. Ma se lo passo sopra l'ocra, vedete che viene un tono di arancione un po' diverso, visto? Si sovrappongono in maniera spettacolare. Ora voi mi direte, ma tante matite lo fanno se sono grasse? È vero, ma guardate qui adesso, sedetevi. Prendo il bianco e sovrappongo il bianco e voilà! No, ragazzi, sono stupende. Voi immaginate le sfumature, immaginate gli incarnati, immaginate anche le ali di una farfalla dove i colori si fondono. La facciamo una farfalla con questi, che dite? Guardate, voilà! E poi, se vogliamo proprio farla sporca, mettiamo un altro po' di colore, voilà, e lo assembliamo a quello precedente. Quindi prendo il bianco e voilà, do a tutto questo tono un po' smorzato e anche un po' pastellato e fondo insieme i colori. E il bianco colora, guardate quanto sta colorando, cioè se io passo ancora bianco riesco a fare in modo che il colore si fermi sulla pigmentazione precedente, schiarendolo e fondendo tutti i colori l'uno nell'altro. Aspettate, non ho finito. Adesso prendiamo dei rossi, no? E li passiamo così, un po' disordinatamente l'uno nell'altro. Oggi non faccio nessuna forma perché la faremo presto, ora vi sto facendo semplicemente incuriosire del colore. Poi prendo del giallo e lo mescolo qua dentro così. E poi prendo il mio bianco così, come se nulla fosse, e comincio a miscelare insieme i miei colori. E da un nulla comincia a venire fuori qualcosa. Poi voglio intensificare? Intensifico. Voglio dare dei toni più scuri? Intensifico prima. Poi prendo il bianco. Fare una buccia di una mela così è molto più semplice che inventarsela di sana pianta, non pensate? Dare le lumeggiature, decidere le parti che devono essere più rosse e le parti che devono essere più bordeaux. Dare anche delle ombreggiature e fare in modo che il tutto si assembli bene insieme e poi ritornare a colorare sopra, perché sono ancora sovrapponibili e ancora finché vorrete, finché il colore non sarà vibrante quanto avrete deciso voi, finché il tutto non avrà preso l'aspetto che desiderate voi, cerosi, morbidi, estremamente vibranti, estremamente vibranti ed estremamente sovrapponibili, con i colori chiari che lasciano una traccia meravigliosa su quelli più scuri. Guardate anche il giallo come interagisce. E qui è saturo il colore, quindi potrebbe anche smettere di interagire, e invece no. E poi, se voglio schiarire ancora, bianco? Lumeggiamo? Che dite?
e lumeggiamo. Inseriamo, inseriamo, inseriamo finché non siamo soddisfatti. E qui non sta portando via quello che c'è sotto, ma sta sovrapponendo del colore. Ora ditemi voi se non sono delle matite, tra virgolette, magiche. No, delle matite performantissime. Poi, di recente, essendomi appassionata di questo, sapete come il caso ci mette sempre la zampetta. E uno di voi, perché questo video è fatto per la maggior parte da voi, Beppe Bonetti, che saluto, ciao Beppe, mi manda un video dove mi fa vedere delle performance di un ragazzo indiano che diluisce il colore con l'olio Johnson, l'olio per bambini, ovvero l'olio di vasellina, che altro non è che paraffina liquida. E mi ha detto: guarda Ombretta, questo ragazzo fa sì che i colori si sciolgano con la paraffina liquida, creando un effetto particolare. Ed effettivamente l'effetto è fantastico. Guardate un po', prendo del colore e lo passo così, lascio anche un po' magari una lumeggiatura. Voilà, accosto un colore leggermente più scuro così, come possono colorare tanti ragazzini alle prime armi, proprio non ci sto mettendo testa. Quindi prendo la mia paraffina liquida, ne verso un pochino qua nel tappino, prendo il mio pennellino e comincio a passarla sul colore. È magia! È una magia che non è una magia. Voilà! Guardate come riluce il colore. In pratica l'olio trasporta le particelle di colore sulle parti bianche del foglio che erano rimaste senza colore e fa splendere il tutto. Poi, ovviamente, conviene sempre passare su tutto, anche sulla lumeggiatura, per dare un tono omogeneo. E voilà, e più insistete, più le particelle si fondono insieme e il tutto prende un aspetto meraviglioso. Tra l'altro non rimane bagnato e posso tranquillamente ripassare la lumeggiatura, se qualora volessi fare in modo che questa uscisse maggiormente. Prendo la mia vasellina e incorporo il tutto ben bene. Stempero. Queste matite non sono acquerellabili, mi raccomando, non scambiatele per colori acquerellabili. E anche così, volendo, il colore può essere cancellato. Quindi se io devo fare qualche lumeggiatura posso ancora asportare il colore. Voilà, ok? Guardate che meraviglia di utilizzo. Naturalmente il colore può essere usato anche col blender. Non ho quello della Prismacolor, piuttosto purtroppo ho quello della Lyra, e anche con un blender che non è del suo brand la performance è meravigliosa. Vi faccio vedere blender e vado. No ragazzi, non si può capire, un colore che è una crema, una crema, ma è colore, è a matita, capito? Cioè guardate semplicemente col bianco, guardate le sovrapposizioni. Sono delle matite fantastiche che useremo prestissimo insieme per fare una stupenda farfalla. Ancora devo decidere se usare il blender o usare l'olio di vasellina o usarli tutti e due, ma non vedo l'ora di creare una bellissima farfalla, perché le sfumature che si imperneranno l'una nell'altra saranno meravigliose da vedere.
devo scegliere una bella farfalla. Guardate un po', questi sono gli effetti delle Prismacolor. Adesso invece vi faccio vedere tutti i toni. Le spingerò forte, così non ci sarà bisogno di blender e di niente, perché queste arrivano a una copertura pazzesca anche usandole bene, cioè usandole a toni pieni, diciamo così. E lei è Noir. Anche se non si leggerà mai, questo è il 914 Cream. Gamma completa dei miei colori, con tutti i nomi oltre che i numeri, perché la bellezza anche di questi colori è che hanno dei nomi che sono tra l'altro bellissimi. Allora, ecco qui, ora vi faccio le foto e guardate che vivacità la gamma colori. Ora ve la passo velocemente in modo che voi possiate prendere anche appunti sui colori che più vi piacciono. Visto che compattezza, visto che vivacità di colori, visto che meraviglia i giochi di colori con il blender, semplicemente con le matite o con della paraffina liquida. Insomma, le Prismacolor sono delle matite che aprono nuove frontiere ai disegnatori. Non è il semplice disegnare, ma è il disegnare con qualche ardimento tecnico in più. Voto per queste matite? 9,5. Sono veramente veramente belle, quindi se le trovate o se volete farvi o farvi fare un regalo, questo è un qualcosa di veramente consigliato. Io ringrazio Sergio per avermele omaggiate, le mando un grande bacio, perché senza di lui oggi non avrei potuto farvi questo video. Ringrazio anche Peppe per avermi consigliato di guardare questo metodo di blender per colori, quindi con la vasellina, e adesso provate anche con le matite che avete in casa, vedrete che verrà carino lo stesso, sia usando un blender, come vi ho fatto vedere nel video dedicato a questa matita che vi allego qui tra le schede informative, sia con la vasellina. Potete usare quindi anche l'olio Johnson. Bene, spero che le Prismacolor vi siano piaciute. Ora ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Mi ha fatto Sergio, non è spettacolare? Ho aspettato un po' per usarle, ma da quando ho aperto il pacchetto non posso fare a meno di metterci sempre le dita in mezzo. Le Prismacolor sono delle matite veramente versatili e bellissime, vanno bene sia per i disegnatori professionisti che per coloro che si avvicinano al percorso della creatività artistica attraverso il disegno colorato, perché sono delle matite molto modulabili, possono essere usate a tratto pieno da subito e vedete che colore vivido hanno
avuto le campionature che vi ho fatto, e poi possono essere usate invece così a campiture più morbide ed essere vivicizzate e compattate da un semplice blender. Sono bellissime anche nell'impugnatura, io adoro le matite così lisce, e sono bellissime, lasciatemi passare anche un vezzo, nella nomenclatura dei colori, che oltre ad un numero hanno ognuno un nome proprio dato sia in francese che in inglese. E questa particolarità, questa cura per il particolare, mi piace moltissimo in queste matite. Quindi una matita favolosa per chi vuol fare dei disegni strepitosi. Bene, se vi ho incuriosito, lasciatemi un bel pollice in su tutto colorato con le Prismacolor, dopodiché condividete questo video sulle vostre pagine Facebook e soprattutto aspettate il prossimo video, perché useremo insieme queste matite. Io spero di trovarvi anche sui miei altri canali, Due Cuori Una K e Ombretta, vi metto il link qua sotto nel box informazioni, e soprattutto su Instagram e su Facebook, cercate Arte per Te. E da settembre ricordatevi che ricomincerà il corso di disegno, il sesto anno, ragazzi, wow! Non mi rimane che salutarvi, con la speranza che arrivi l'estate, qua fuori sta piovendo, io vi do appuntamento al prossimo video e noi ci vediamo presto. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, grazie Sergio per il bel regalo e ciao a tutti!